stasera. Amministrative di Roma. Oggi siamo con Giorgia Meloni, che stiamo per andare a pizzicare in un mercato. Informatissimo. E che la sai tu? Che c'è tutte le foto in macchina sue? Buongiorno. Che è una situazione proprio tragica, sì. Io sono stata l'altro giorno davanti. Molto. Tutti i ragazzini che stavano nel campo prima di mattina. Senza una scuola, certificati tutti a rotta di collo così proprio. Andiamo a salutare il nostro. Buongiorno. Lui è il nostro. Scusate. Passare da me. Buongiorno. Come va? Potrebbe andare meglio. Mi perdoni un secondo. C'è una signora che scrive. Questa è una cosa proprio fatta con omaggio per te. E questo è un omaggio per chi verrà. Grazie. Niente. Grazie. È un piacere, sono emozionato veramente. Guarda. Giorgia, sì, quando vuoi. Non lo mangi il pesce? Questo periodo può essere. Sì. Poi Maurizio. Si può. Sì. Non si può, grazie. Crudo. Grazie a te. Grazie. Crudo non si può. Nemmeno il prosciutto, nemmeno la carne. Buongiorno, sono io che vado da lui. Ah, io pure una volta. Maschio o femmina? Femmina. Ah. Bello, vai, grande. Piccola di mamma. Mi raccomando. Poi da Fabrizio che mi deve... Quello si sa. Grazie. Paola, grazie a te. Auguri. Grazie. Noi ci saremo. Grazie. Tutti quanti. Come sta? Bene? Bene. Lei? Bene. Un complimento. Grazie, signora. Vero. Buongiorno signora, come sta? Faccio tanti auguri. Grazie. Bene, abbastanza bene. Io mi auguro che faccia qualcosa, se può. Dite qualcosa. Ecco, mi raccomando, le licenze ai soliti supermercati, alle solite cose, sì, i centri commerciali, così noi moriamo. No, secondo me ci vuole una moratoria sulla apertura di noi. No, ci vuole, ma proprio ci vuole tutto. E molta lotta all'abusivismo commerciale, perché c'è tanto abusivismo. Signora, buongiorno. È la seconda volta che ci siamo incontrati al supermercato Roma 2, lei va lì? Di tanto in tanto sì. Ah, sì, l'ho visto, ci siamo parlati. Ah, vede? Sì, io e lei siamo destinate a essere amiche. Comunque assolutamente il commercio è una priorità. Femmina. Ah sì. Fine settembre. Che meraviglia. Femminuto. E viva le donne. Sì, sta benissimo. Andiamo a prendere. Ehi. A posto, risolto. No, ma se lo sono inventato. Letteralmente, la stampa, questi, se lo sono inventato, no, non no. L'ha mai detto, sai che vuol dire non ha mai detto? Le faccio sentire la registrazione, se lo sono inventato, così letteralmente, no, perché non lo faremo mai, se lo sono inventato. E che lo dice, no? E adesso lo dico io, l'ho detto pure ieri, ma non l'hanno mica scritto, raccordo. Io l'ho detto ieri, ma non l'hanno mica scritto. È perso. Ma è falso. È perso. Ma tu te fidi di me? Io sì. A parte che non ho perso perché ringraziando Dio non li legge nessuno. Ma ti fidi io di me? Leggo. Questa cosa è falsa. Inventata, letteralmente. Inventata per tentare di farmi perdere. Guarda che io ci credo. Certo che ce devi credere, ma stai a guardare, guarda. No, è guardo sì. Tu te mette devi fidare. Scusa. Questi hanno sempre un committente. Tanto prendi il caffè? L'ho appena preso io, proprio qui. Che te prendi? Io guardo. Grazie. No, prendo. Grazie. Ciao, buongiorno. Mi piace come parla. Buongiorno. Sono venuto pure a Circo Massimo una volta, facevo un un'altra volta pure il fatto. Grazie. Bimba. Auguri. Femminuccia. Ciao. Grazie. Ciao signora, come sta? Bene. Vieni Betta. Mi raccomando qua la spesa. Grazie a te. Ciao, buona giornata. Vieni Elisabetta. Okay. Perché la bufala romana devi prendere. Sorella di bufala di Mondragone, questa nella mia zona. È una specialità della comunque della nazione. Il mio prossimo negozio. Una amore. Ma devo. Oddio. Ciao, bambina posizione. Grazie. Inserito. Ecco, le dicevo prima che ha tornato. Giorgio.
Va bene? Si fa Mario? Sì. Io che mi parli romano, cioè, sono proprio da Barcellona. Ah, vabbè, sei proprio romanissimo. Sì, sì, ma di là uno, adottiamo pure qualcuno. Sì. Simone ci nasconde, no? C'è una bella cosa. Quando sento che incolpiscono, io sto pensando, però, mi stranisco. La zozzata che ha fatto Mario all'ultimo concorso del 10 giorni, tra virgolette, c'è pure mio figlio, è stato promotore di cosa contro Marino. Noi fammi il sole. Ce la mettiamo tutti. Senta, noi fammi il sole. Quindi, nel senso quindi, buono. Cioè, no, vabbè, insomma, se è buono così, capito? Bravo. Sì, sì, loro dice che fanno le sole nel senso buono. Delle sole. L'importante è che la Meloni non faccia le sole. Matteo un po' venuto. Ma la vergogna. Una vergogna. La facciamo? Una vergogna. Facciamo, faremo lo stesso, non sei preoccupato. Questo è tutto organizzatissimi, bellissimi. È la gente che manca. Lo so. Che facciamo? No, perché manca. Che non ci sono soldi. Perché, un po' i soldi, un po'. Perché si arriva difficile. I commerciali che ci hanno aperto. Qua intorno c'è il piccolo commercio, stanno distruggendo. Permette una parola? Sì. Ok. La prima, l'altra considerazione è questa. A me ieri mi è arrivata la tassa della mondezza. Per questa attività 22 metri quadrati e non mi sembra giusto pagare 462 euro ogni 6 mesi. Ogni 6 mesi. Questa guardi è arrivata ieri, proprio calda perché io non riuscivo a trovare quella dell'anno scorso. C'avevo proprio un tensione di pagare. Secondo lei come andrebbe? Perché io sono per far pagare, diciamo, la Tari non sulla base della metratura intanto, ma sulla base eventualmente. Ma se che tutto quanto gli fanno pagare per come volume di affari, no? Per esempio. Perché se io faccio 100.000 euro di volume d'affari, 10.000 euro d'affari sempre questa parte? Secondo lei